Allora, volevate sapere qualche storia, qualche racconto? Eh? Sono nato qui, in paese, sì, da genitori e da nonni che erano secoli nel paese, insomma. Il cognome Piffer si trova negli elenchi di Calonica da 200-250 anni, prima non c'era questo cognome. Dunque, sono nato qua. Sono andato a scuola qua, come voi. Sono stato uno dei fortunati proprio, perché penso fra i primi che c'erano le 8 classi, prima erano 5. Le ultime 2 classi, settima e ottava, erano abbinate perché il numero era esiguo. I più si perdevano per strada, una buona parte erano bocciati, dovevano ripetere gli anni. Dopodiché ho fatto alcuni anni di scuola a Rovereto, commerciali, poi mi sono messo a fare il contadino. Faccio il contadino tuttora, se no il pensionato, diciamo, perché ormai, ecco. Le abbiamo portato a vedere il registro della sua maestra, dei suoi maestri. I maestri erano bravi come questi anni? Ma penso di sì. Invece forse un po' più severi, anche perché i bambini venivano da famiglie numerose. Ci voleva una certa severità per tenergli un po' freno. Tant'è vero che a volte la maestra usava le mani, oppure l'indice, sapete cos'è l'indice? Non questo, l'asta. E lo batteva giù per le orecchie, oppure qualche tiratina delle orecchie. Ecco, c'era un maestro per classe, in via di massima seguiva i suoi scolari dalla prima alla quinta. Si poteva essere bocciati anche per la mala educazione. Con un 7 in condotta si ripeteva l'anno. Si imparava forse più di adesso, forse dico, la matematica. La lingua italiana era un po' un osso allora perché tutti si parlava in dialetto, perciò l'italiano era come voi imparare l'inglese adesso, quasi quasi quasi. Quali erano le lingue straniere che facevate? Alla scuola elementare nessuna. Tanto per dirvi, si imparava qualche cosa di latino perché si andava in chiesa. I sacerdoti in chiesa parlavano sempre in latino, le preghiere erano in latino, tante preghiere. Ecco, i salmi, questi tutti in latino, il canto nella chiesa era in latino. E allora qualcosa si imparava di latino. I giochi li compravate o li fabbricavate da soli? Ma giochi non ce n'erano. Si giocava fra di noi o a rincorrersi o a palla, ma giochi, chiamiamoci individuali, come ci sono adesso i giochetti, i telefonini e l'ostrica, non ce n'erano. Giochi, la fionda, tirare a centro con la fionda, le eliche, buttare per aria le eliche, fare degli elicotteri, si lanciavano le palline, chi la lancia più vicina, perché c'era poco tempo da giocare, eh. Anche i bambini dovevano andare al lavoro o a pascolare bestiame o a condurre gli animali quando si arava la terra, okay? O a raccogliere i tralci delle viti da legna per riscaldarsi, oppure da fare da babysitter ai fratellini. Anche questo succedeva. Besenello Com'era Besenello una volta? una volta era molto più piccolo. Quando c'era la guerra, com'era il territorio? Il territorio, guarda, case dopo la chiesa c'era la cantina qua e poi la posta vecchia e basta, nessuna casa qua, era tutto campagna, anche qui sotto tutto campagna. Qui da noi siamo stati fortunati che non siamo stati bombardati dagli apparecchi, lo chiamavano il Pippo, era un apparecchio che veniva di notte e lanciava le bombe dove vedeva qualche luce. Tant'è vero che a turno facevano il turno di notte per levare la corrente da tutto il paese, perché non rimanesse qualche luce scoperta, diciamo così. So che una delle bombe è caduta qua sotto, una è caduta qua sopra, però case non sono state danneggiate, sì. Ma non c'entrate, no, non ci sono stati feriti, no.
Invece Cagliano invece è stato evacuato completamente. Parecchi sono venuti a Besenello, fra i parenti, fra gli amici, e che altri saranno andati da dietro Beseno, Fulgaria. Com'è che stavate voi, bene o avevate paura? Un po' di paura, senz'altro. Qualcuno lo saprà. Quel rifugio, quel buco che c'è nella cingia là, era il rifugio. Ecco, sì. Era stato fatto apposta per rifugiarsi lì per il pericolo di bombardamenti. Ed è stato fatto con l'esplosivo delle bombe che erano rimaste inesplose. Qualche bomba lanciata dagli apparecchi, un po' difettoso o che, non esplodeva. Allora venivano manomesse, diciamo, veniva cavato l'innesco, dopodiché con le masse veniva battuta fortemente e veniva tolto, si chiamava dinamite oppure crasiti oppure tritolo, con quello sparavano, faceva da esplosivo per bucare la montagna. Quella bomba che c'è davanti al monumento qua dei caduti, quella era una bomba di un apparecchio, non di un apparecchio grosso, li chiamavano i cacciabombardieri, erano apparecchi piccoli, avevano due o tre di quelle bombe là, venivano, picchiavano a bassa quota e le lanciavano, mentre gli apparecchi più grossi restavano molto in alto, le lanciavano dall'alto. Quei più piccoli lì si impennavano, venivano sopra la casa o sopra la ferrovia e poi lanciavano le bombe. Quella lì era rimasta inesplosa. L'ha scaricata il mio papà. I cacciabombardieri, quando si impennavano a fare la picchiata per lanciare le bombe, innestavano le sirene, facevano un terrore, diciamo, ecco. Le scuole erano occupate dai soldati tedeschi nel 45. Io la quinta classe l'ho fatta con la nonna della maestra Rinalda nel suo scantinato dentro in paese, perché le scuole erano occupate. Questa maestra, penso senza paga proprio, per bontà sua, ha messo a disposizione il suo scantinato, il volte, il boidor, non so come lo chiamavano. Sono stati messi lì i banchi e lì ci faceva scuola. Ti piace se potrebbero riaccadere i tuoi vecchi tempi? Da un lato sì, perché c'era meno burocrazia, tutti si conosceva. Fino che io avevo 40 anni, vorrei dire, non ho mai chiuso la porta di casa. E adesso vado là, chiudo qui, vengo qui, chiudo là. Ed è tutto il giorno la chiave in moto. E ancora vedi che i ladri ti vengono a visitare. Ecco, anni fa la malavita c'è sempre stata, però non come adesso. No. La proprietà era considerata sacra, tutti la rispettavano. Adesso invece tutto per me. Adesso la vita è molto più agiata, ci sono divertimenti, una certa possibilità, anche economica diciamo, perché allora, cari, si andava a cena ed era o l'unica minestra per tutti, o l'unica pasta per tutti, o patate per tutti, se non piaceva si saltava il pasto. La sera non c'era televisione, no? Diciamo, in questa stagione si raccoglieva il grano turco. Ce n'ho dentro sul bilico un po' di panocce, diciamo, chiamiamole. E poi la sera si andava per le case a scorzarle, a prendere le foglie, a sfogliarle, e si univa 3, 4, 5 famiglie. E lì si faceva questi discorsi qua, si passava in rassegna l'origine dei soprannomi, per esempio caso le storie del paese. Ci sono storie anche bruttine nel paese. Qui era il posto degli assassini, qua in Murassi. Gente che veniva la strada. Siccome l'Adige faceva quella famosa insenatura che chiudeva la valle, lì malintenzionati tendevano alla strada. Allora andavano tutti a piedi. Facevano l'assalto, i soldi o la vita. Com'erano i mezzi di trasporto una volta? I mezzi di trasporto?
Dunque, in montagna a piedi. Ecco, qua al piano c'erano gli animali, quelli che dovevano andare in città, che non erano capaci di andare a piedi o in bicicletta, anche le biciclette erano molto poche. Erano i fortunati che avevano le biciclette, gli altri andavano a piedi. Oppure c'era un vetturale che aveva una specie di carrozza con un cavallo e quello faceva il trasporto a pagamento. Altri mezzi non ce n'erano. Ma qual è la cosa che ti è piaciuta di più nel tuo passato? La gioventù. E poi le amicizie. Me ne sono accorto nella mia disgrazia quando sono caduto da quest'albero qua. Sono caduto da quest'albero qua con la scala. Mi hanno portato all'ospedale con emorragia cerebrale. E non pensavo di essersi ben voluto. Sono venuti un'infinità a trovarmi. Ecco, forse uno dei giorni più belli è stato quello lì. Nella mia disgrazia mi sono accorto di quanti mi volevano o mi vogliono bene. Quindi anche se ti eri fatto male, ti sei divertito? Sì, divertito, sì. Yeah. Sì.